Marescotti Rispoli, opera prima a Musia, già dal titolo un progetto coraggioso. Mi racconti un po' come sei arrivato al film e come hai scelto i tuoi protagonisti? Dunque, sono arrivato al film scoprendo questa malattia sull'enciclopedia medica, sfogliandola. E poi l'ho approfondita leggendo questo libro che Oliver Sacks, che è un famoso psichiatra americano, ha scritto, che si chiama Musicologia, dove c'è un capitolo dedicato proprio alla musia. E quindi non una decina di pagine, proprio quelle 10 pagine hanno veramente scaturito in me insomma, un interesse enorme, quindi ho cominciato a fare più ricerca, più ricerca, più ricerca, fino a poi cominciare a scrivere il copione, ecco. I miei protagonisti li ho scelti. Allora, ho cominciato a fare il casting quando eravamo ovviamente durante il Covid, quindi mi arrivavano i self-tape, che già di per sé è un mezzo difficile per scegliere un attore perché ti manca il contatto umano, no? Non siete insieme, quindi devi basarti molto sull'istinto. Carlotta, appena l'ho vista, ho trovato che assomigliasse proprio al personaggio che io avevo in mente. Giampiero era uno dei self-tape preferiti, poi quando è venuto a fare il provino in presenza ha portato un'energia nella stanza, non mi dimenticherò mai, insomma, il suo primo provino è stato un uragano, è entrato un uragano, cioè è entrato un ragazzo napoletano, timido, è uscito 30 secondi per preparare la scena, è rientrato ed era un uragano, e per ironia della sorte Carlotta veniva dopo di lui era la successiva delle prove che facevamo in presenza, le abbiamo messe insieme, fuoco e ghiaccio, erano match perfetti, quindi è stata abbastanza non facile, perché non è mai facile scegliere gli attori giusti, però diciamo che con loro è stato abbastanza un colpo di fulmine. A proposito di fuoco e ghiaccio, la fotografia e la scenografia del film sono molto curati. C'è un'attenzione appunto ai colori caldi, quindi il rosso, l'arancio e poi il tema del blu, dell'azzurro. Perché questi colori? Poi, tra l'altro, appunto, colori forti, come se volessero bucare lo schermo al posto della musica. È così? Sì, è assolutamente così. Allora, Lucio, che è il personaggio maschile, ha, diciamo, una vita abbastanza vuota, ma la riempie con la musica. Quindi la musica, secondo me, colora la vita. Quindi questo aspetto qua, io sapevo di voler fare un film colorato per questo motivo. È un film che parla dell'assenza di musica, ma io lo pongo in un mondo musicale. E quindi io lo pongo in un mondo dove si potesse notare, dove ci fosse luce, dove ci fosse colore, capito? Quindi io ricercavo i colori in questo film. Poi, quando mi sono imbattuto nel cimitero di San Catallo di Aldo Rossi che conoscevo, quel rosso slavato lì mi faceva da morire. Poi facevo gli scout in Emilia Romagna, quando ho iniziato c'erano tutti i campi gialli, poi c'era il cielo azzurro, l'edificio sogni azzurro, insomma ho detto ok, i colori sono questi, nel senso io me li immaginavo già così, e per il resto poi sai, Godard insegna, devi punteggiare, devi scegliere un colore e punteggiarlo, perché crei il tuo occhio crea una familiarità con quel colore. Quel colore è il celeste, diciamo, in questo film qua. E quindi usiamo quello come punto di riferimento visivo, proprio per, non so se si dice oculativo? Non credo. Oculare? Oculare? Ottico? Non lo so. E quindi quella risposta sul colore, sì. Sì, ho fatto una domanda. Vorrei indagare più che altro la sua visione di futuro e quindi che cambiamenti auspica per il futuro, cambiamenti in generale. Quindi, qual è sì, la sua visione di un mondo nuovo? In cosa spera? Del mondo nel senso
Di cinema o del mondo? In generale, del mondo, la società civile, cambiamenti in cui lei spera. Questa è una domanda difficilissima. Mi piacerebbe che ci fosse un'equità di presenti. Mi spiego, che il 2023 in Italia è diverso dal 2023 in Uganda. Mi piacerebbe che ci fosse equità di presenti.